Allora, il tema di quest'anno, che si inserisce nel nostro corso di laurea in arti visive, in particolare Visual Realities, è un tema che ha radici molto antiche, ma secondo noi è molto attinente a questo momento. È anche in realtà una scusa per, ragionare su quello che sta succedendo. E questo tema, in qualche modo l'abbiamo pensato a partire da quelle che sono le tre parole chiave con cui sul sito di MADE abbiamo strutturato il programma. Se avete visto, i 3 anni del corso di laurea sono guidati da 3 parole che sono io sono, tu sei e noi siamo. È un percorso intenzionale, nel senso che l'idea è prima di investigare in qualche modo l'identità di ciascuno di voi. Perché la cosa più importante quando si fa arte è cercare di capire chi siamo per poter poi produrre qualcosa che ha un significato. Il secondo anno si inizia a mettere questa indagine su noi stessi in relazione con gli altri, per poi riuscire ad arrivare al terzo a un ragionamento più globale e quindi essere in grado di connettere quelle che sono le nostre urgenze, le nostre curiosità con un'indagine più approfondita di quello che ci circonda. Noi siamo partiti da queste 3 parole per ragionare sul tema, perché c'è una domanda alla fine, alla base di tutte quante, che è chi siamo? E a questa domanda, in qualche modo, poi ognuno deve trovare una risposta molto personale. Non è una domanda facile, è una domanda che a volte richiede anche molti anni. Noi ci abbiamo messo moltissimo tempo a capire chi eravamo per davvero e quindi poi a riuscire a tradurre la nostra identità all'interno del nostro lavoro. Perché capita, e parliamo per esperienza, perché ormai sono un po' di anni che insegniamo, capita che si arriva in università con un background a volte che non ha niente a che fare con l'arte o che invece è già nato all'interno di un liceo artistico, per esempio, oppure se si arriva a un corso di laurea specialistico con già 3 anni di studio alle spalle, però questa domanda in qualche modo non è mai emersa per davvero. E quindi in qualche modo a volte ci troviamo studenti che producono dei lavori su dei temi, che producono dei lavori di un certo tipo, ma a un certo punto gli diciamo, ragazzi, ma voi cosa fate al di là di produrre questo? Cioè, che cosa fate ogni giorno? Cos'è che vi piace? Vi piace fare sport? Vi piace giocare ai videogiochi? Vi piace la musica? Che musica ascoltate? Cosa guardate? E a un certo punto, quando le persone iniziano a elencarci quello che gli piace, noi li fermiamo e gli diciamo: ma perché io di tutto questo non vedo niente all'interno delle tue opere? E questo è l'inizio di solito con cui cerchiamo di far ragionare su questa domanda. Perché in qualche modo la verità, l'unica forse grande verità riguardo all'arte, è che chi la fa è sempre in qualche modo, ha sempre in qualche modo cercato, in maniera anche inconsapevole, di ragionare su quello che è il suo tempo. E quindi se Michelangelo dipingeva la Cappella Sistina in un certo modo ed Andy Warhol faceva le sue serigrafie in un altro, è perché loro vivevano esattamente in quel preciso momento. E quello che facevano era derivato da quella situazione. E quindi in qualche modo il nostro invito è sempre quello di cercare di stare attenti a tutto quello che facciamo, perché a volte anche le cose più stupide e apparentemente più triviali possono diventare lo spunto con cui poi si inizia un'opera. Nel cercare di rispondere a questa domanda, ovviamente siamo partiti dalle definizioni proprio del dizionario. Noi che cosa siamo innanzitutto? E perché siamo così? Allora, per rispondere a questa domanda, senza andare nello specifico, perché non ci permetteremo mai di entrare nell'intimità di ciascuno di voi, possiamo partire da una definizione basica che vale per tutti. Noi siamo una specie animale che tradizionalmente viene definita Homo sapiens. L'Homo sapiens è una specie di ominide che a un certo punto soverchia tutte le altre.
emerge molto recentemente nella storia nella storia dell'evoluzione delle forme di vita animali, convive per qualche decina di migliaia di anni con degli altri ominidi che già esistevano, si incrocia con loro, ma a un certo punto prende il sopravvento e diventa quello che siamo oggi. Homo sapiens perché? Perché i paleontologi che hanno studiato ovviamente tutta il nostro arco evolutivo hanno riconosciuto che questo ominide aveva una scatola cranica più grande degli altri e quindi gli hanno immediatamente associato il fatto che fosse più intelligente. Ma sapiens non significa intelligente, sapiens significa saggio. Ed è per questo motivo in realtà che a un certo punto della nostra storia una serie di figure che non c'entravano niente con la paleontologia, ma che stavano ragionando su come stavamo cambiando, propongono una definizione alternativa, riprendendo un termine che in realtà era già comparso all'epoca degli antichi romani, che nel Rinascimento era stato rielaborato e che a un certo punto, durante la rivoluzione industriale, sembra essere la vera definizione della nostra specie, e cioè Homo faber. Homo faber in latino significa un uomo artigiano, un uomo che fa, che produce delle cose. E questa caratteristica, cioè questa innata spinta a prendere il materiale che ci circonda e a trasformarlo in degli oggetti, in degli artefatti, in degli attrezzi, in qualcosa che serve al nostro scopo, è probabilmente la definizione più calzante della nostra specie. Noi siamo quelli che sono partiti da niente e sono arrivati a costruire delle architetture incredibili, sono arrivati a trasformare completamente la Terra. Oggi abbiamo delle tecnologie che sembrano uscite da un film di fantascienza, perché abbiamo software di editing del DNA che ci permettono di copiare e incollare delle stringhe come se fossero fondamentalmente delle frasi di Microsoft Word. E quindi siamo nella posizione in cui potremmo produrre sinteticamente delle nuove forme di vita. Ma siamo anche quelli che hanno costruito degli impianti infrastrutturali così grandi che avvolgono il mondo intero. Questa è un'immagine live del traffico aereo giornaliero del nostro pianeta. Siamo quelli che hanno costruito un network che circonda tutta la Terra, che è internet. Usando la definizione di Yuval Harari, siamo quasi delle divinità. Questa è un po' la tesi che stava dietro a questo libro uscito 5 anni fa, dove, parlando delle ultime rivoluzioni tecnologiche, Harari arrivava a sostenere che l'essere umano ormai è in una posizione per cui può plasmare la Terra secondo i suoi desideri. E quindi in qualche modo si sta mettendo nella stessa posizione di un semidio. Questo è un tema ovviamente che ritroviamo anche in tantissimo nell'immaginario popolare, per dire, cioè ci sono tantissimi film che trattano di questo tema, ci sono leggende antichissime che ci parlano di questo, ma fino ad oggi si trattava di fantasie. In qualche modo adesso ci troviamo letteralmente a giocherellare con il tessuto stesso della vita sulla Terra. E questa è una situazione inedita che, se da un lato provoca grandissima eccitazione in campo scientifico, dall'altro pone una serie di domande. Perché nel momento in cui siamo in grado di fare così tanto, siamo anche una specie che sta cambiando radicalmente questo pianeta. E lo sta cambiando molto spesso in maniera inconsapevole. Basta pensare alle numerosissime crisi che stiamo vivendo in questo momento, che non sono solo economiche e politiche, ma sono soprattutto legate a doppio filo a quello che è in qualche modo il disfacimento della biosfera, la crisi ambientale. Ci troviamo letteralmente a dover fare i conti con le conseguenze delle nostre azioni. E questo è abbastanza descritto, è descritto in maniera abbastanza calzante da un artista e teorico inglese che si chiama James Bridle, che rincontreremo molto probabilmente quando parleremo di fotografia, che nel descrivere il presente ci dice che è una scena che sembra uscita da un incubo.
dove in qualche modo siamo sempre più in grado di vedere e analizzare le cose, dove sappiamo sempre di più, eppure ci sentiamo impotenti. Ci sembra che i nostri leader non sappiano che cosa fare, ci sembra che la nostra tecnologia, che può così tanto, non ci risolva veramente i problemi, e in qualche modo ci sentiamo persi, ci sentiamo impauriti. In qualche modo, proprio nel momento in cui sappiamo così tanto, abbiamo più paura, vogliamo più sicurezza, abbiamo sempre più dubbi, la verità che abbiamo inseguito sempre ci sembra sempre più lontana e sempre più contraddittoria. E questo lo vediamo in tantissime cose, cioè adesso faccio un esempio molto italiano, ma e mi scuso per questo reference molto local. Però tutto il caso di Iconeyes, l'influencer che si è picchiato da solo e poi è venuto fuori appunto che era tutto finto, compresa l'invettiva di Barbara D'Urso che lo massacra, lui che sparisce da Instagram perché sta iniziando a perdere i follower. Tutto questo è qualcosa che mette in luce quanto in realtà sia difficile capire ormai che cosa è vero e che cosa non lo è. E in qualche modo è un po' il sentimento anche di quest'anno, cioè di questo 2020, che ci sta mettendo di fronte a tutta una serie di sfide e di domande che in qualche modo ci fanno chiedere veramente dove stiamo andando, ma soprattutto come facciamo ad andare avanti, dove sono le risposte, ma questa cosa qui è vera, è falsa, è giusto, è sbagliato, non lo sappiamo. Questo meme è una cosa, forse una delle definizioni più interessanti di questo 2020, perché proprio in maniera assolutamente irrazionale lo divide per 5, gli esce l'errore 404 e fondamentalmente suggerisce che ci sia effettivamente, che questa sia la riprova che c'è un glitch nel tessuto delle cose. Che però in maniera molto simpatica riesce a riassumere una serie di sensazioni che stiamo provando. Non è un caso che in questo periodo uno dei giochi più in voga sia Among Us, che alla fine è un gioco molto semplice, che riprende delle strutture di giochi molto famose, tra cui Pac-Man per dire, ed è un videogioco multipiattaforma banalissimo. Siamo su una stazione spaziale che sta collassando. Siamo in tanti, dobbiamo risolvere una serie di problemi urgentemente per salvarci la vita, ma tra di noi c'è un cospiratore, tra di noi c'è qualcuno che cercherà di sabotare tutto quello che faremo. E quindi nel momento in cui cerchiamo di salvarci la vita, dobbiamo anche cercare di capire chi è. E quindi questo è un gioco fondamentalmente che ha avuto così tanto successo perché traduce proprio la sensazione che stiamo provando adesso, questa idea che chiunque attorno a noi potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Pensiamo ai famosi asintomatici del coronavirus, cioè chiunque apparentemente potrebbe essere una minaccia a noi stessi e dobbiamo collaborare tutti insieme per uscire da una situazione, ma al tempo stesso tra di noi ci sono delle persone che potrebbero sabotarci. La cosa interessante che inizia a portarci verso il nostro tema, di Among Us è che Among Us è uno spazio chiuso dove ci dobbiamo muovere freneticamente perché di volta in volta dobbiamo risolvere un problema e in qualche modo questo spazio non ha vie di fuga. Questa caratteristica è il nostro tema d'anno, cioè l'idea che ci stiamo sempre più perdendo all'interno di una struttura che ci sembra chiara, ma in realtà non lo è, una struttura artificiale che ricorda una cosa storica che sappiamo tutti benissimo che cos'è, ed è il labirinto. Il tema di quest'anno, infatti, è il labirinto, che abbiamo deciso di introdurre con questa immagine, familiare, penso, a alcuni di voi. A noi sicuramente perché era un gioco che quando eravamo piccoli era più o meno in tutte le case, insieme a Indovina chi. E la particolarità di questo gioco da tavolo era che il tabellone, mano a mano che ci si muoveva al suo interno, si modificava. Quindi
Quindi di volta in volta le pareti, le strade, che fino a quel momento lì erano chiare, si spostavano e quindi bisognava in qualche modo ricominciare e trovare una nuova via. Questo è un po' la parola chiave che seguirà, che indirizzerà in qualche modo tutti i corsi di quest'anno. E adesso facciamo un passo indietro perché il motivo per cui il labirinto ci interessa è che è una metafora estremamente fertile. E la cosa che ci interessava capire era in qualche modo come era nato e perché ancora oggi è così forte. E per farlo dobbiamo fare un bel passo indietro, andare più o meno indietro di 3500 anni e immaginarci un luogo abbastanza vicino dove c'è una popolazione che vive ancora in questo stato, cioè in dei villaggi tribali, una popolazione che è dedita prevalentemente all'agricoltura e allevamento e che è ferma all'età del bronzo, quindi ha pochissimi utensili, vive in delle comunità molto ristrette, in balia di tutta una serie di pericoli che sono generati dalla natura circostante. Ma questa popolazione vive nel terrore. Vive nel terrore perché è dominata da una civiltà molto più avanzata, la più avanzata civiltà dell'epoca, una civiltà che per queste persone è letteralmente fantascientifica, perché non ha niente a che vedere con la loro vita quotidiana. È una civiltà dove ci sono città enormi, e la città più famosa di queste si chiama Cnosso, una città che all'epoca ha 100.000 abitanti, che per 3.500 anni fa è letteralmente tantissimo. Un numero inconcepibile, ed è una città di pietra, una città con strade, infrastrutture, impianti fognari, impianti di distribuzione dell'acqua, le case di questa città hanno l'acqua corrente. È una città ricchissima, dove la popolazione è in qualche modo comparabile come percezione all'idea di Atlantide. È letteralmente una città del futuro impiantata in un mondo fermo all'età della. Questa città, che domina un'isola che si chiama Creta, ha il controllo di tutto l'arcipelago del Mare Egeo e ovviamente anche dell'entroterra della Grecia. Il villaggio di pietra che abbiamo visto prima è Atene. I cittadini di Atene vivono nel terrore perché questi dominatori potentissimi ogni 9 anni vogliono da questa città 7 giovani e 7 ragazze, che vengono inviate via mare. Quindi immaginatevi anche che cosa significa navigare l'Egeo in quel periodo, perché se siete stati in Grecia saprete che il Meltemi, che è il loro vento tipico, soffia quasi sempre e quando il mare è mosso, anche con l'imbarcazione di oggi, è una traversata particolarmente fastidiosa. Questi ragazzi vengono letteralmente spediti a Creta, dove moriranno, perché sono letteralmente delle vittime sacrificali. Quindi ogni 9 anni questo piccolo villaggio deve scegliere 14 persone che scompariranno. Scompariranno dentro un labirinto. Vengono letteralmente rinchiusi dentro questo labirinto e verranno divorati vivi da un mostro. Questo mostro è il famosissimo Minotauro, che è il figlio del re di Creta. Il re di Creta ha 2 figli, una figlia legittima che è Arianna, una bellissima ragazza, e un figlio illegittimo che è il Minotauro, che come punizione per il tradimento della moglie, che è scappata e si è fatta montare da un toro, è nato fondamentalmente col corpo di un uomo e la testa di un toro. Il Minotauro ha un problema, che gli piace la carne umana, e quindi ogni 9 anni, fortunatamente, ha bisogno di essere alimentato. Come i vampiri gli piace il sangue giovane, quindi ovviamente ha delle richieste molto particolari. E questi ragazzi vengono letteralmente rinchiusi in questo labirinto e devono fuggire da questo mostro psicopatico che li divorerà pian piano. Soprattutto quello che mi sono sempre immaginato è che il Minotauro, conoscendo benissimo questo labirinto e sapendo che nessuno dei prigionieri riuscirà a scappare, è un po' come il protagonista di Shining,
Cioè, un po' come Jack Nicholson alla fine di Shining, che sa che tanto nessuno riuscirà a scappare da quell'albergo e nessuno riuscirà a scappare dal labirinto di siepi nel quale si infilano il figlio e la moglie nell'ultima scena. Finché succede qualcosa. Ovvero, il figlio del re di Atene, Teseo, propone a suo padre di imbarcarsi con i giovani, con le vittime sacrificali, per porre fine a questo loop di violenza. Questa è la foto che manda su Tinder. Infatti, se vedete a destra, in questo affresco dove si sta separando dal resto della città, c'è un signore che gli dice, tipo, che gli fa notare che ha in mano i vestiti e deve ancora coprirsi. Però questo affresco probabilmente è anche uno dei motivi per cui quando Teseo arriverà a Creta, in questa città futuristica, farà cadere ai suoi piedi Arianna, la figlia del re di Creta, che, innamorata persa di questo giovane aitante, gli darà una cosa, ovvero un gomitolo di lana rossa con cui Teseo sarà in grado non solo di addentrarsi nel labirinto, ma soprattutto di ritrovare l'uscita. Teseo si addentra nel labirinto e ucciderà il Minotauro. E dopodiché sarà in grado di ricondurre all'esterno del labirinto tutti gli altri giovani che erano partiti con lui. Questa è la famosa. No, perdonami. Dimmi. Non si vede, cioè non hai in condivisione lo schermo, Sì? Sì. Allora non lo vedo più io. Vabbè, ok, scusa, scusa, Ottimo. scusa. No, Basta, vai. figurati. Scusate, vai. Questo è il famosissimo mito del labirinto di Creta. Il labirinto di Cnosso era diventato già 500 anni prima della nascita di Cristo un motivo grafico famosissimo. Beh, queste sono delle monete di Creta del IV secolo a.C. e riportano sul retro il motivo del labirinto. Plinio il Vecchio, famoso storico romano, nella sua famosa Storia Naturale, a un certo punto inizierà, dedicherà un capitolo a queste strutture architettoniche e ci dirà che c'erano esempi di queste strutture nell'Antico Egitto, in Italia, presso gli Etruschi, e ovviamente menziona il labirinto di Cnosso. Plinio il Vecchio nel descrivere queste strutture ci dice che la loro caratteristica fondamentale all'epoca è che sono prevalentemente dei network di cunicoli sotterranei. Quindi il labirinto all'epoca è prevalentemente una struttura che sta sottoterra, una struttura fatta di gallerie, di passaggi, dove è impossibile orientarsi, ma è una struttura pericolosa. È spesso legata all'idea della morte. In Egitto sta prima dell'ingresso delle piramidi, quindi delle tombe. Per gli Etruschi, anche nel loro caso, i labirinti sono i canali che introducono poi alla camera dove sono depositati i morti. E quindi in qualche modo c'è sempre l'idea che il labirinto sia un luogo buio, complicatissimo, che sta sottoterra e al termine del quale c'è qualcosa. Oggi noi questa idea la ritroviamo in tantissime cose che caratterizzano la nostra esperienza quotidiana. Può essere un network di una rete di metropolitane, come l'idea delle camere sotterranee. Usiamo tantissime camere sotterranee noi oggi, una delle più frequenti, ma probabilmente mai viste dal vivo da nessuno di noi, sono le varie cooling farm dove ci sono i server che articolano il labirinto di internet. Ma la cosa interessante è che il tema del labirinto in realtà non è circoscritto all'Europa, ma in realtà nello stesso periodo, nello stesso arco di tempo, lo si ritrova in tantissime culture diverse. Questo è un motivo ricorrente in alcune tribù dei nativi americani, che si chiama Itoi, l'uomo nel labirinto. Ci sono labirinti di pietra rinvenuti nel Mar Bianco, in Russia,
risalenti sempre al 2500 a.C., quindi siamo sempre nello stesso periodo. Nella mitologia indù c'è una divinità, un demone per l'esattezza, che è Ravana, che è il padrone dei labirinti, e la capitale del suo regno, che è Lanka, è una città strutturata come un labirinto. E quindi in realtà questo tema è letteralmente un archetipo della nostra cultura come esseri umani proprio, cioè sembra essere in qualche modo qualcosa che nasce insieme a noi. La cosa però interessante sono i valori che erano associati a questo luogo, perché in alcune culture il labirinto è una trappola per imprigionare gli spiriti maligni, un po' la scatola dei Ghostbusters, diciamo. In altri invece è un luogo che, proprio per la sua conformazione spaziale, si presta a delle danze rituali. La cristianità si approprierà tantissimo del tema del labirinto, lo si inizierà a ritrovare all'interno delle chiese, per esempio, soprattutto sui pavimenti. Il più antico che al momento abbiamo è questo qui, rinvenuto in Algeria, che riproduce questo schema, e nel quadrato centrale abbiamo una specie di rebus dove si legge ripetutamente la parola ecclesia, cioè la chiesa, un po' come se il labirinto sia un percorso apotropaico, cioè simbolico, che ci porta gradualmente a sorpassare tutte le difficoltà del mondo terreno per raggiungere poi in qualche modo il paradiso. E lo scarto che avviene con la cristianità è questa sostituzione, per cui al centro del labirinto non c'è più un mostro, ma c'è in realtà la salvezza. È il mondo esterno che è diventato pericoloso, ma al centro del labirinto siamo al sicuro. Il tema, ad esempio, del labirinto nella cristianità ricorre per quasi tutto il Medioevo, e quasi tutte le grandi cattedrali gotiche hanno un labirinto al loro centro, che è pensato come una struttura a misura d'uomo. Quindi sono letteralmente delle forme grafiche che attivano una performance. Quindi sono dei luoghi che contengono, le chiese, scusate, sono dei luoghi che contengono questa struttura che ci obbliga a compiere delle azioni. E peregrinando attraverso il labirinto, in qualche modo stiamo facendo simbolicamente il percorso che le anime compiono nella loro trasmigrazione dai corpi al paradiso. La cosa però che tutti questi significati simbolici non riescono a spiegare è perché a un certo punto questa figura compare, perché a un certo punto nella nostra storia dell'umanità appare questo tema, questa figura intricatissima dove è facile entrare ma dalla quale è impossibile uscire. E ritornando indietro alla storia del labirinto di Cnosso e ragionando su che shock doveva essere per una persona dell'epoca che vive in un villaggio tribale entrare in una città così grande, così complessa e così avanzata, un architetto tedesco che è Jan Piper propone che la spiegazione del labirinto sia proprio lo shock dell'uomo tribale di fronte alla città, che è un po' lo shock che Renato Pozzetto prova quando in trattore dalla campagna attorno a Milano, arriva a Milano e si trova letteralmente fiondato nella vita della città. E in questo senso l'idea di città è abbastanza calzante. Se pensiamo a tantissimi esempi, da Metropolis di Fritz Lang, dove abbiamo una città futuristica, dove le classi povere vivono in dei labirinti sottoterra e sono i lavoratori che fanno funzionare la metropoli. All'idea che ricorre in tantissimi libri, anche di sociologi, che la città sia un luogo disorientante, dove si perde letteralmente quelle che sono le coordinate del nostro stare al mondo. All'idea che la città possa diventare anche opprimente, e quindi a volte possa essere una prigione. Fino all'idea di alcuni architetti per cui la città è qualcosa di così vasto oggi che è totalmente impossibile rappresentarla nella sua interezza, ma al di là del rappresentarla, anche proprio pensarla nella sua interezza, iniziamo a capire perché a un certo punto gli antichi greci
che per motivi commerciali, politici, erano costretti a interfacciarsi con questo luogo enorme, avanzatissimo, a un certo punto interiorizzano questa sensazione di shock e fascinazione per la città e producono una storia. Perché in qualche modo le storie sono uno dei mezzi che abbiamo per cercare di dare una spiegazione al mondo. I greci arrivano a Creta, si interfacciano con questa città e producono questa metafora. La città è un labirinto, in questa città ci si perde, in questa città c'è un pericolo. E qui nasce una storia e nasce una parola che rimarrà, il labirinto. L'altra, uno dei motivi per cui Jan Piper associa il termine labirinto a questa dimensione urbana è che uno dei simboli di Creta era questa, la labris, la sciabipenne, che non era un'arma, ma era un oggetto rituale associato ai culti religiosi dell'isola. Ma la parola labris ha una radice che nella lingua minoica rimanda a due cose: alle pietre estratte da terra e a uno strumento molto simile a questo che veniva usato per allineare i blocchi di granito e di pietra nelle costruzioni degli edifici. Quindi in realtà il termine labirinto, che deriva dalla labris, ha in sé questa idea che ci siano dei materiali che vengono estratti da terra per produrre delle costruzioni. Quindi l'idea di labirinto è strettamente legata all'idea della città, perché la città è un luogo dove la natura viene letteralmente plasmata secondo le esigenze dell'uomo. E questo è un tema molto importante, perché sebbene ci sembri lontanissima la storia del labirinto, il labirinto come forma grafica e come idea la ritroviamo in tantissime cose. La ritroviamo, ad esempio, sin da quando siamo bambini, ma soprattutto la troviamo nella nostra esperienza quotidiana, perché se siete andati all'IKEA o in qualche grande centro commerciale, l'idea del labirinto, ad esempio, probabilmente emerge subito. L'IKEA è un ottimo esempio, non solo perché ci sono proprio degli stativi con la mappa dell'IKEA, ma perché per terra, come nei labirinti medievali, c'è un percorso. E questo percorso, in realtà, che è molto user-friendly, ci aiuta ad addentrarci all'interno dei vari reparti dell'IKEA, ma non ci aiuta necessariamente a trovare l'uscita. Cioè, l'idea di questo percorso è che entri in un labirinto pieno di tentazioni, dove ti puoi perdere, e anzi è lo scopo farti perdere, ma non devi necessariamente trovare l'uscita. Più tempo passi lì dentro, meglio. E quindi in realtà il labirinto è effettivamente attorno a noi, e non si tratta più neanche di una sola costruzione spaziale. Per fare un esempio che tratta di che parla di altro, negli anni 50 il padre della cibernetica, Claude Shannon, inventa Teseus. Teseus era un piccolo processore a cui aveva dato la forma di un topolino, e Teseus veniva messo dentro un labirinto di metallo e da solo, con un processo di tentativi ed errori, era in grado, in due o tre tentativi, di trovare l'uscita dal labirinto. Teseus era un po' il prototipo delle intelligenze artificiali. E questo piccolo topolino, in qualche modo, avanzava ogni volta che trovava un muro, memorizzava la posizione del muro e, in un lasso di tempo, riusciva a uscire. Teseus è molto importante perché traduceva quello che era l'idea di Claude Shannon e anche un po' la sua passione, perché al di là di lavorare ai primi calcolatori e sviluppare i primi algoritmi della storia, Claude Shannon aveva poi una passione, che erano i giochi.
Non è il padre di Pac-Man, però i suoi primi videogiochi sono dei videogiochi dove lo scopo è riuscire a orientarsi nello spazio. E 20 anni dopo, quando uscirà Pac-Man, il principio è esattamente lo stesso. Siamo in un labirinto con l'equivalente dei minotauri che ci stanno inseguendo e noi dobbiamo riuscire a rimanere in vita. Ma la struttura è esattamente quella. La cosa interessante di Teseus è che in qualche modo aveva il suo processore, incorporava un principio molto semplice per la memorizzazione dei dati. Questo principio, insieme ai protocolli TCP/IP, è alla base del sistema con cui ci scambiamo le informazioni oggi. Cioè tutti i dati che circolano in rete oggi, tutti i dati che circolano sui nostri telefoni, possono circolare grazie anche al fatto che quel topolino era in grado di trovare la strada per tornare a casa. E tutto questo ovviamente ha portato allo sviluppo della rete. La rete è probabilmente il più grande labirinto che abbiamo mai costruito nella nostra esistenza. È un labirinto così vasto che non sappiamo neanche quanto grande sia. Lo stiamo valutando in termini di megabyte, di zettabyte e via dicendo, ma non sappiamo effettivamente dargli una dimensione, perché è in continua espansione. Ed è così vasto che è impossibile vederlo tutto. È così vasto perché ci sono vari livelli di profondità. Si può stare sulla superficie o andare a fondo. È vasto perché ci sono delle parti inaccessibili, che poi improvvisamente magari si aprono. Pensate solo a cosa succede se installate un VPN sul vostro computer e improvvisamente il vostro ID scompare e potete accedere a tutti quei siti che in Italia, ad esempio, sono bloccati. Esempio molto stupido, installate un VPN e avete tutto il catalogo internazionale, Netflix per dire. Però in qualche modo è un labirinto anche perché una volta che ci si infila all'interno di una strada, internet continua a portarti sempre più a fondo dentro questo buco ed è difficilissimo uscirne. Non è un caso che soprattutto adesso stiano esplodendo sempre di più queste teorie del complotto, che siano tornati di moda, degli scandali di anni fa come Pizzagate, adesso c'è tutto il parlare di Canon, di teorie cospirazioniste, perché in qualche modo quello che abbiamo costruito senza saperlo è un enorme labirinto dell'informazione. E questo labirinto in realtà all'inizio non era così, cioè quando abbiamo pensato internet sulla fine degli anni 90, quando internet è entrato nelle case delle persone a una velocità accettabile, l'idea era futuristica, l'idea era che questa tecnologia ci avrebbe aperto delle porte a un sapere collettivo e proprio per questo ci avrebbe proiettati in una nuova era di democrazia. A cavallo del millennio, internet era un po' l'utopia del futuro. Solo che quello che abbiamo scoperto è che poi in realtà internet si è rivelata un labirinto ancora più complesso di quelli che già esistevano. Ed è molto interessante il fatto che internet ci parli anche di una specie di illusione nostra nei confronti del sapere, perché c'è una corrispondenza architettonica col labirinto, nel senso che nel Rinascimento il labirinto esce dalle chiese e diventa una struttura di moda. Rimarrà di moda per tantissimi anni, almeno per 200-300 anni. Esce dalle chiese ed entra nelle case dei ricchi. E nelle case dei ricchi si trasforma in una struttura del paesaggio. Non sta più dentro casa, ma entra nel giardino, nei parchi. E di solito è un labirinto vegetale. Soprattutto non è più una forma grafica stesa su un pavimento, ma è una forma tridimensionale, dove letteralmente ci muoviamo, come nel labirinto originale, all'interno di dei cunicoli, di delle viette, che sono murate. L'idea di questi labirinti era completamente sganciata dall'idea religiosa ed era molto più legata
all'idea di quelle che erano un po' le tentazioni e i tranelli della vita di corte. Il labirinto iniziava a simboleggiare gli alti e bassi delle relazioni amorose, simboleggiava le perizie dell'adolescenza, in alcuni casi simboleggiava anche gli intrighi di corte, quelli che erano gli inganni politici, il fatto che per un segreto che scappava potevi perderci la vita. Quindi un po' anche la vita dei cortigiani, che erano sempre, che era sempre in bilico tra la verità e la menzogna, tra le luci e le ombre. E a un certo punto in questi labirinti compare una struttura al centro. Se prima c'era un mostro e poi c'era Dio, a un certo punto appare la torre. Il labirinto di Villa Pisani, in provincia di Padova, è forse l'esempio più bello e più lampante di questa cosa. Che cosa significa quella torre lì? Quella torre che sta al centro del labirinto ci permette di fare una cosa. Sempre una cosa molto fisica. Se prima ci troviamo a muoverci in maniera anche angosciante attraverso queste siepi, col nostro campo visivo ridotto a una fessura davanti a noi e non abbiamo più la percezione di dove siamo, quando arriviamo al centro del labirinto, questa torre ci dà la possibilità di elevarci. E nel momento in cui ci eleviamo al di sopra delle cose, siamo in grado di apprezzare il labirinto nella sua interezza. A quel punto, dall'alto, non solo vediamo tutto il labirinto, vediamo anche le altre persone che sono momentaneamente impegnate nel loro percorso di errori e tentativi per riuscire ad arrivare al centro, vediamo dov'è l'uscita, ma soprattutto riusciamo a vederlo intero. E questa idea è un po' la metafora della conoscenza, ovvero quell'idea per cui se riusciamo a elevarci sopra le cose, se riusciamo ad andare abbastanza lontani da una cosa, siamo in grado di vederla tutta e quindi di capirla. Questo paradigma della visione, questa grande fiducia data al nostro sguardo, è lo stesso principio per cui oggi le immagini sono il nostro canale di comunicazione preferito. È lo stesso principio con cui funziona Google Maps. Finché abbiamo Google Maps non ci potremo mai perdere, perché Google Maps dirà sempre dove siamo. Google Maps riesce a vedere tutto. E tutti quanti con il nostro computer possiamo prendere, elevarci, allontanarci dalla Terra e vederla tutta. Per farvi capire cosa significa, fino al 1968 le persone non sapevano che forma aveva la Terra. Non perché non sapessero che era tonda, ma perché non c'era un'immagine. Quindi potevamo pensare di rappresentarla nel modo migliore possibile, ma non c'era una fotografia della Terra. Nel 1968, un anno prima che l'uomo sbarcasse sulla Luna, una missione spaziale della NASA riesce ad andare così lontano dalla Terra da poterla vedere nel suo insieme. Questa missione produrrà la prima fotografia della Terra e gli astronauti di quella missione, quando tornano, parlando ai microfoni degli intervistatori, dicono: noi siamo degli scienziati, però nel momento in cui siamo arrivati lassù e abbiamo visto questa piccola palla blu nel mezzo di un nulla, di un nero più profondo di ogni nero che abbiamo visto, ci siamo resi conto che potevamo avere il background scientifico di questo mondo, ma non avevamo parole per descrivere questa visione. Da quel momento in poi, quell'immagine della Terra diventerà il catalizzatore di tantissime cose. Darà innanzitutto a molte persone un'idea di essere su un luogo che ha un'immagine. Farà capire a tantissimi che forma ha la nostra casa. Farà nascere i movimenti ecologisti, per esempio, perché le persone realizzano che questa palla blu, che verrà chiamata Blue Marble, cioè un marmo blu, è piccola e finita, e quindi non c'è nient'altro, nessun altro posto dove andare. Quindi nascerà tutto un pensiero sull'ecologia che si baserà proprio su questa idea. La Terra è finita, dobbiamo trattarla bene. Però fino a quel momento lì, nessuno sapeva che forma avesse, che aspetto avesse la Terra vista da fuori.
e quella cosa lì cambia tutto. Lo stesso principio ce l'abbiamo per tantissime cose. L'idea è sempre quella di riuscire ad allontanarsi sufficientemente da qualcosa per poterlo vedere. Perché se riusciamo a vederlo, allora possiamo capirlo. È un tema che ritorna tantissimo poi, ovviamente, anche nella cultura popolare, però diciamo, l'archetipo di tutto questo è un po' l'idea dell'occhio di Dio. Se noi riusciamo ad andare abbastanza lontano dalle cose, a elevarci a sufficienza, siamo nella stessa posizione di una divinità che può vedere tutto. E ovviamente vedere tutto significa una cosa molto, molto semplice, poter controllare tutto. Perché se io so tutto quello che succede, perché lo vedo, ho il potere su tutto. Ovviamente questa è un'illusione. E Michel de Certeau la esprime benissimo in questa frase lapidaria, che l'illusione della conoscenza è voler essere semplicemente un punto di vista, cioè dimenticarsi di tutto il resto. Quando la realtà delle cose è che noi in realtà siamo immersi nel labirinto. Possiamo elevarci, ma in realtà non possiamo uscirne. E la situazione in cui ci troviamo adesso è molto simile al labirinto, a questa versione della Lego, che si chiama Minotaurus, dove quello che possiamo fare è innanzitutto costruirlo. Quindi noi siamo coloro che costruiscono il labirinto, ma al tempo stesso poi ci devi giocare. E mentre tu sei un personaggio che ha un colore specifico, tiri un dado, avanzi di un tot di caselle, ma poi i tuoi avversari possono costruire degli altri muri e anche tu puoi cercare di ostacolarli. Il problema è che al centro del labirinto c'è un minotauro che si muove indipendentemente da tutto il resto. E quindi in qualche modo non siamo più i primi greci totalmente indifesi all'interno di un labirinto che non conoscono. La nostra situazione è paradossale perché sappiamo come è fatto questo labirinto, o crediamo di saperlo, abbiamo tantissimi mezzi per farlo e disfarlo, però al tempo stesso non riusciamo a uscirne. E qui entra in gioco l'arte. L'arte ovviamente non è la panacea con cui si risolvono tutti i problemi e troviamo la soluzione alle cose. Però l'arte può fare una cosa. L'arte può prendere quello che c'è intorno a noi e produrre degli oggetti, delle riflessioni, delle rappresentazioni che mettono il pubblico di fronte a delle domande. Può farlo in vari modi, può farlo lavorando con il 3D, per questa opera di John Gerrard non esiste nella realtà, è un rendering in tempo reale fatto da un software che praticamente campiona in tempo reale i dati delle stazioni meteo di questo luogo, che è negli Stati Uniti, ed è il sito dove è stato estratto per la prima volta il petrolio. Campiona i dati delle stazioni meteo e quindi fornisce al software che crea questa immagine in tempo reale le condizioni di luce, le condizioni atmosferiche di quella giornata. E il software, che corre 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, riproduce perfettamente quel luogo con le condizioni che ha in questo momento, semplicemente in un rendering 3D dettagliatissimo. E in questo luogo John Gerrard ha piazzato questa bandiera, che se fosse reale sarebbe un tubo pressurizzato da cui esce questo fumo, che è un'immagine potentissima, perché nella sua semplicità dice tantissime cose. E poi dietro la sua apparenza, perché di solito viene fruita come un video, che ci fa credere che esista un luogo vero dove questa cosa è veramente installata, dietro la sua apparenza ci pone anche una riflessione su quanto vere sono le cose e quindi sul fatto che ci fidiamo di un'immagine, ma poi in realtà questa immagine non è necessariamente reale. Eppure al tempo stesso è una critica fortissima di quello che sta succedendo adesso, per esempio. Un altro esempio che possiamo portare è una bellissima serie di fotografie di un altro autore molto famoso in questo momento che si chiama Trevor Paglen, che in una serie di 6 anni fa produce questa,
questa serie di fotografie straordinarie del cielo, e poi ovviamente con i vari corsi di quest'anno scoprirete che le fotografie del cielo sono uno dei grandi filoni della storia della fotografia. Trevor Veblen produce queste bellissime immagini, che esteticamente sono meravigliose, sono anche delle stampe molto grandi, immaginatevi che misurano 1,5 m x 1,20 m, quindi sono delle stampe enormi, dettagliatissime, stupende. Solo che in queste immagini, se ci fa, non so se riuscite a vederlo perché non so se la risoluzione poi dello streaming è abbastanza alta, ma in basso a destra c'è un puntino che sembra quasi una sporcatura sullo schermo. Quel puntino è un drone da guerra. E in tutta la serie di Trevor Veblen, lui era interessato a una sola cosa, a ragionare sul fatto che ormai questi cosiddetti unmanned aircraft, i velivoli che non hanno bisogno di un pilota, sono massicciamente impiegati ovunque. Semplicemente non ce ne accorgiamo. E come lo fa? Lo fa producendo queste immagini straordinarie che ci attraggono immediatamente, non ci pongono neanche troppe domande, siamo immediatamente attratti da questa foto perché è bellissima. E però c'è un piccolissimo dettaglio, una sporcatura che all'inizio sembra una mosca, e poi grazie alla didascalia realizziamo che quello lì è un drone che, se poi andiamo a cercare in internet, scopriamo che è uno dei droni che vengono usati per uccidere selettivamente gli obiettivi militari dell'esercito americano. Quindi quelli sono i droni che vengono mandati nel Medio Oriente, sanno che una determinata persona deve sparire e la fanno sparire. Quindi in realtà questo piccolo puntino nella foto è qualcosa che potenzialmente è pericolosissimo. Cambiando completamente genere, un'altra persona che negli ultimi anni ha prodotto delle bellissime riflessioni su cosa stiamo vivendo è una giovane artista argentina che si chiama Amalia Ullman, che in una serie che diventò famosissima 6 anni fa, per mesi sul suo account Instagram fece una lunghissima performance dove diventava un po' una wannabe girl di Los Angeles. Per cui lei si è letteralmente calata in questo ruolo, ha iniziato proprio a fare le foto nel modo in cui andavano fatte, a vestirsi nel modo in cui bisognava vestirsi. Casa sua era arredata secondo determinate regole stilistiche che andavano in quel momento, e lei ha letteralmente finto per mesi e mesi di essere una generica influencer di Los Angeles che vuole fare l'attrice. Quello che succede al suo profilo è che nell'arco di pochissimo tempo vola, diventa virale, iniziano a piovere follower dappertutto, e diventa così virale che a un certo punto iniziano ad arrivare interviste di giornali, ha il featuring su altre pagine, diventa letteralmente famosissima. Finché a un certo punto svela che si tratta di una performance. E quindi tutti quelli che l'hanno seguita per mesi credendo che questa cosa fosse vera restano fondamentalmente di sasso, compresi noi artisti, perché molte persone che già conoscevano Amalia Ullman pensavano che semplicemente avesse completamente abbandonato la sua carriera artistica e si fosse bevuta il cervello. E invece dopo mesi sono rimasti tutti di sasso perché era probabilmente, ormai credo sia riconosciuta come tale, la prima vera performance su Instagram. Una cosa che oggi ormai è abusatissima, ma che 6 anni fa era avanti anni luce. Perché? Perché innanzitutto usava Instagram come un museo, come se fosse una galleria d'arte, ed era una cosa totalmente inedita. Lo faceva però ragionando tra l'altro su che cosa significava essere una ragazza su Instagram e essere anche vittima di determinati stereotipi, dalla forma fisica al fatto che bisogna essere sempre presentabili. Ragionava su quanto comunque è falsa anche la facciata di un influencer, cioè sul fatto che tutta una serie di aspetti della vita privata vengono inevitabilmente nascosti per mantenere un'immagine pubblica che non è tanto diversa da quella di un conduttore televisivo. E quindi in maniera
molto precoce rispetto a quello che era lo stato del sistema dell'arte in quel momento, ma con uno sguardo estremamente accurato su quello che stava succedendo, produce questo gruppo di immagini, perché poi alla fine i post sono tantissimi, che diventano una riflessione fortissima sul presente, dove tra l'altro poi riesce a fare una cosa che ad esempio all'arte riesce, ma non così spesso. L'arte ha sempre l'ambizione di poter parlare a un pubblico, di riuscire a essere coinvolgente, di produrre delle opere che abbiano un significato, che riescano a coinvolgere le persone e che rimangano. Nel suo caso lei ha coinvolto centinaia di migliaia di utenti che, ignari di quello che stava succedendo, si sono letteralmente lanciati sul suo profilo come se fosse una qualsiasi influencer, e poi si sono trovati in realtà a scoprire di essere stati tutti quanti parte di un'enorme performance artistica. Quindi in termini di numeri è probabilmente una delle opere che ha avuto l'afflusso di pubblico più grande degli ultimi anni. Ovviamente sono poi temi che rimangono aperti, perché è una situazione in continua evoluzione, perché poi ovviamente noi rimarremo molto concentrati sul tema delle arti visive, ma questo non significa che non ci interessino eventi che riguardano anche il campo della cultura in senso più ampio. Degli eventi recenti su cui ci siamo trovati a riflettere è stato il concerto di Travis Scott in Fortnite, che comunque ha totalizzato a aprile scorso 12-13 milioni di partecipanti. 4 serate, i partecipanti effettivamente stavano assistendo al concerto, e quindi non si possono neanche chiamare follower, sono persone che in qualche modo erano fisicamente presenti tramite i loro avatar dentro quella situazione. Che cosa significa questo? Presto per dirlo, però da artisti si tratta di una delle varie cose che abbiamo preso e che stiamo tenendo lì per capire che cosa significa, per capire dove andrà in qualche modo anche poi il sistema, per capire come sta cambiando il modo in cui comunichiamo, per capire anche come cambiano le nostre abitudini e per capire se noi artisti visivi possiamo anche sfruttare dinamiche di questo tipo per produrre qualcosa. Questo non significa poi che le tecniche tradizionali non vanno più bene, che bisogna per forza fare new media, post internet, tutta una serie di opere che usano le tecnologie di oggi. Però dobbiamo anche pensare che viviamo nel 2020, quasi nel 2021 ormai, quindi che l'arte può usare effettivamente tutti gli strumenti che vuole, perché ormai abbiamo a nostra disposizione praticamente qualsiasi cosa, dai colori a olio alla stampa 3D, e sono ormai economicamente accessibili. E però l'importante è sempre riuscire a capire che cosa c'è dietro, cioè Amalie Ullman avrebbe potuto fare una serie di sculture, però non avrebbe avuto la stessa potenza. Lei ha capito che per parlare di quella cosa lì, questo era il modo migliore. E quindi la cosa che vogliamo dirvi, con un tributo a uno dei nostri carissimi studenti che si è laureato l'altro giorno, è: dai ragazzi, primo perché ve lo diciamo come consiglio in generale per la vita accademica, non siate timidi; secondo perché avete 3 anni in cui potete fare praticamente tutto, in cui potete sperimentare e avrete dei docenti che si faranno in 4 per voi. Approfittate dei vostri docenti, spremetegli tutto, approfittate di quello che vi fanno fare, perché potrete sbagliare quanto volete e non succederà niente, ma questi 3 anni, se li sfruttate nel modo giusto, sono un trampolino di lancio meraviglioso per poi quello che è il vero labirinto, che è il mondo dell'arte, quello vero. Ci sono domande? Vi sembrava tutto chiaro? Siete rimasti scioccati? Volete andare a fare medicina? No, io vedo persone che ridono, che mi fa piacere comunque. Bellissime, spiegano davvero bene.